passo la parola con tutto il cuore ad Angela. Grazie. Sono Angela Lomile e sono presidente dell'associazione UNA. Vengo da Polignano a Mare. Ringrazio Alessandro e tutti quanti voi ragazzi per l'ospitalità, ma soprattutto sono la mamma di Marco. Marco è un ragazzo bellissimo, non perché è mio figlio, ma perché tutti i ragazzi e tutti i bambini sono bellissimi. Nasce 29 anni fa, è un ragazzo sanissimo, robusto, pieno di vita e di gioia. Una sigla a te, dimmi. In alto. Arriviamo al momento della scelta del pediatra. Vi garantisco che sono stata iperselettiva perché avevo sentito dire di situazioni insomma in cui versavano già alcuni bambini del mio paese e quindi ho deciso, secondo me in quel momento, di scegliere il meglio del meglio. In verità non l'ho fatto. Non l'ho fatto e ho avuto delle conseguenze incredibili, o perlomeno le ha avute da prima mio figlio, poi conseguentemente tutta la famiglia, che non siamo stati soltanto io e il papà di Marco, ma chiaramente quando io parlo di famiglia, nel momento in cui avviene una cosa del genere, no? Famiglia intesa, i nipoti, gli zii, i nonni, i cugini, gli amici stretti e tutti quanti, è un dolore che prende e abbraccia purtroppo tutti quanti. Di lì la corsa, una corsa incredibile, e quindi abbiamo cercato di capire da prima che cosa realmente stava accadendo, perché Marco subito dopo la vaccinazione, parlo della trivalente morbillo parotite rosolia, il secondo richiamo, ha cominciato a manifestare una forma di epilessia molto rara. Credetemi, sembravano colpi di sonno, di rallentamento. Inizialmente io ci ho pensato un po' su. Addirittura telefonavo mio marito dicendo: ma sai, Marco che talmente famelico, lui a tal punto che nonostante ha colpi di sonno, continua a mangiare, sia pur rallentando. Un altro episodio durante il pomeriggio, questo è la mattina, cioè io parlo di distanza di 2-3 ore dal vaccino, dalla somministrazione. Ha avuto altri episodi, prima guarda, gioca, rallenta, sonno, però continua a giocare, rallenta soltanto. Finché fino a sera non presentava delle vere e proprie ipotonie muscolari, cioè significa dei rallentamenti, no, del rilascio muscolare, si piegava su se stesso sollevando le braccia. E quindi capisco che c'è qualcosa che non va, aspettiamo il papà e si corre dal pediatra. Guardi dottore, il bambino stamattina è stato sottoposto a vaccinazione e questo è successo a distanza di un paio di ore e fino a stasera gli episodi sono diventati 7-8. No, non è il vaccino, ma scherzato. Anzi, immaginate se non avesse fatto il vaccino. Noi genitori, forse un po' più le mamme, no? Sono un po' più attente, perché quel cordone umbilicale, voi siete tante donne, ma poi parlo anche di papà, il papà ha un ruolo meraviglioso nella vita dei figli. Sappiamo cosa succede ai nostri figli. Quindi io mi sono avventata contro il medico, ho detto no, a lei adesso mi deve dire la verità, mi deve dire qual è l'iter che si fa, perché io devo assolutamente salvare il mio figlio. Lui ha detto, vabbè, l'iter che possiamo mettere in atto, ma ti posso garantire che non è così, può essere anche una coincidenza, perché questa è l'età in cui generalmente si manifestano le epilessie, il dottore me ne dà atto, no? Che generalmente dicono così. Posso telefonare ad un mio amico neuropsichiatra, e lì è la fine di tutti i bambini, in modo che lei entra in ospedale e riescano a darle una diagnosi, a farle una diagnosi. Chiama il neuropsichiatra e quindi dice tutta la questione, la mamma sostiene che è stato il vaccino, veda lei poi di far capire alla mamma che le vaccinazioni non creano questo danno, che non succede tutto questo. Bene, riusciamo ad avere il ricovero in ospedale, facciamo il solito iter,
di viaggi della speranza, ora passato perché 19 anni insomma sarebbero appunto, sarebbe una storia interminabile, ci siamo ritrovati appunto a fare i nostri giri della speranza, a destra e a manca, al nord, al sud, al destro, di qua e di là, e nessun medico riusciva a fare una diagnosi corretta di quella che era la condizione di mio figlio, che nel frattempo, oltre ad essere soltanto di natura epilettogena, era diventata anche di natura autistica, un autismo comparso intorno ai 2 anni, con queste stereopatie. Marco era sanissimo, lo ripeto, oltretutto, come dire, nonostante l'epilessia lui c'era, imparava a leggere, ha imparato un sacco di cose nei primi 2 anni. E quindi poi la comparsa di queste stereopatie, quindi movimenti continui, ecolalie, che non avete idea, per 17 anni, quanto fanno male anche a chi ascolta. Ha cominciato a non dormire, non ha dormito per 17 anni, e non avete idea cosa vuol dire. Non poter neanche appisolarsi un po', perché si vive a lungo con una persona che non è soltanto autistica, ma che è anche epilettica, che riesce in alcuni giorni ad avere anche 50 crisi epilettiche. Cioè, in sostanza, si vive a lungo. Questa è la parte più leggera della questione, perché la parte più cruenta, più violenta che subisce il ragazzo prima, ma tutta la famiglia dopo, è il baratro dell'insignificanza nella quale viene gettato dai medici che senti, che ascolti tutti i giorni, ma anche dalla società, ma anche dalle amministrazioni locali, ma anche dalle amministrazioni provinciali, regionali. Sto parlando della regione Puglia, siamo con gli istituti, non sono soltanto io, ma anche dagli ostruzionismi che si ti vengono a creare nel momento, e anche dalle bugie, degli ostruzionismi nel momento in cui tu decidi di avviare un'associazione per cercare di capire al meglio che cosa sta succedendo, come puoi intervenire, come puoi salvare gli altri bambini. Perché credetemi, quello che succede a noi genitori è qualcosa che va oltre l'umano. È come superare i limiti. Io parlo sempre di uno sport estremo. Se vogliamo dirla tutta, questo modo di vedere questo lato, questa facciata della malattia, che non ti colpisce direttamente, perché in realtà io non sono stata colpita direttamente, ma che sono costretta anch'io a viverla intensamente, è una condizione che non deve accadere più, che non deve accadere a nessuno. Cioè, quello che rimbalza a noi genitori che la viviamo è questo, è quotidianamente questo. Cioè, tu dici, ma perché deve accadere tutto questo? Ma perché siamo diventati così tanti? Se da un lato, no, essere diventati fa male, il fatto che aumenta vertiginosamente, perché si stima che entro il 2025, se non viene fermata questa mattanza, un bambino su 2 nati e quindi sottoposti a vaccinazioni, tenendo conto che le vaccinazioni aumentano anche di numero, sarà autistico. Io parlo soltanto dell'autismo, però come vi sto dicendo, mio figlio è epilettico, ha la glicemia al limite, è celiaco. Cioè, non è soltanto affetto da autismo, perché dovete sapere una cosa, che per legge, quando un bambino mostra un problema o una recidiva che può essere soltanto di natura bronchiale, datemene atto, voi lo sapete meglio di me, non deve essere più sottoposto a vaccinazioni. Invece sapete cosa è accaduto nel mio caso? Che il medico mi diceva, mi diceva mio figlio, guarda, anche se tu ritieni che è stato il vaccino ad avere questo problema, ma loro tentano sempre di sminuire la cosa, no? Sappi però che in virtù del fatto che Marco sta già male, tu devi continuare a sottoporre tuo figlio a vaccinazione. Ragazzi, l'ho fatto per altre 27 volte. Io ho ucciso mio figlio. Quindi ora capite perché io sto qua. Capite perché l'obiettivo è quello di andare a più conferenze possibili. Cioè, questo è diventato l'obiettivo della mia vita.